Al Termoli si cercava la vittoria scaccia-crisi contro il Sora 1907, ma questa vittoria non è arrivata, si è stata solo sfiorata. Alla fine è stato un pari con gol, che comunque muove la classifica, ma non come certamente volevano i giallorossi di Martino. Alla fine due punti persi. Giallorossi in divisa blu e Sora in bianco con banda nera sul petto, agli ordini del signor Pascuccio di Ariano Irpino. Partono in quarta i ragazzi giallorossi. Al secondo minuto una penetrazione di Garcia in aria con un tiro in porta deviato da un tuffo da Crispino in mezzo all'area, dove poi ci riprovava un attaccante termolese, ma la palla finiva di poco. Ma al 14° subito esplode il Cannarsa, azione stratosferica di Hernandez, dalla tre quarti recupera palla, si beve tutta la difesa avversaria e a tu per tu con Crispino tira un bolide che è imparabile per l'1-0 termolese. Applausi a scena aperta dal foltissimo pubblico termolese, ma anche buona la rappresentanza di quello dei tifosi ospiti. Al 16° la reazione del Sora sortisce con solo un tiro altissimo sulla traversa di Lombardo. Al 33° Esposito libera al gol Hernandez, che fa partire un bolide a tu per tu con Crispino. E lo stesso portiere ospite lo respinge con in pieno volto. Il portiere poi rimane esanime a terra perché nella mischia è stato colpito involontariamente al volto da un giocatore del Termoli. Questo ragazzo poi è stato portato in ospedale per gli accertamenti, ma non deve aver subito nulla di preoccupante. Al 44esimo, nell'unica distrazione difensiva del Termoli, ecco che i giallorossi subiscono il gol del pareggio con Gubellini, con un po' defilato, entra in aria e buca Lombardi sul suo palo. Al 46esimo il Sora rimane in 10 con l'espulsione di Orsi perché già ammonito e quindi va sotto la doccia anzitempo. Ripresa dopo 7 minuti di recupero del primo tempo, si ricomincia con il Termoli al primo minuto ancora, diciamo, molto attivo con Maiorino che ci prova in aria, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 13esimo ristabilita la parità numerica in campo perché Garzia, anch'esso già ammonito nel primo tempo, si becca il secondo giallo e va negli spogliatoi anzitempo. 20esimo, doppia sostituzione nei giallorossi. Esposito e Grosso escono per fare posto a Vitiello e Bentos. Plateale la protesta di Esposito nei confronti della panchina, è davvero che non ha gradito questa sostituzione. 34esimo, Garzia di testa ad un metro dalla porta, un po' defilato, manca il bersaglio. Non succede più nulla fino al 44esimo, quando il nuovo entrato siciliano a porta sguarnita, un metro dalla linea di porta, dopo una punizione, colpisce di testa, ma davvero la palla incredibilmente finisce fuori. Si divora un gol che poteva essere il gol della vittoria del 2-1 e sarebbe stato davvero un risultato eccellente. Quindi ancora tanta amarezza da parte della formazione giallorossa che finisce così ancora con questo pareggio e domenica si va a Fossombrone, la prima della classe.